Il centro migranti di Via Regina è ormai vicino ai limiti estremi della capienza, anzi quasi oltre. I prefabbricati all'interno dell'area dovrebbero ospitare in regimi di normalità 300 migranti al massimo. Eppure, la soglia non soltanto è stata già superata in diverse occasioni, ma i dati del 22 novembre scorso sembrano segnare l'avvicinamento a un pericoloso punto di non ritorno. 48 ore fa, infatti, nel campo sono stati censiti ben 380 migranti, con la quota limite di 390 ormai davvero a un passo. E se è vero, come confermano dalla prefettura, che le oscillazioni delle presenze, anche da un giorno con l'altro, possono essere sensibili, lo dimostrano i 312 migranti contati oggi, è altrettanto certo che tra alti e bassi la quota media è sempre andata in crescendo. Tanto è vero che la Caritas ha pronto un piano di emergenza. Se si andasse oltre le 400 persone, dice il direttore Roberto Bernasconi, siamo pronti ad allestire nuovi letti sotto la tensa struttura che oggi ospita lo spazio comune. Faremmo questo con un'attenzione particolare per le famiglie, i minori e le donne sole. Un altro nodo comunque resta sul tappeto, l'enorme percentuale di minorenni presenti in Via Regina, tenendo presente che quel campo è nato soltanto per gli adulti. Nel giorno in cui si è toccata quota 380 persone, i minorenni erano arrivati a 268. In questo senso, molto atteso è l'esito del bando indetto dalla prefettura per trovare 100 nuovi posti appositamente dedicati. Le offerte arrivate in via Volta sono state due e sono in corso le procedure di verifica preaggiudicazione. All'inizio della prossima settimana si dovrebbe avere l'esito finale. Dopo un periodo di relativa calma, dunque, il tema migranti è di nuovo esploso in maniera fragorosa. Mentre ancora tiene banco l'espulsione dal centro di Via Regina di uno degli uomini simbolo del volontariato comasco, Flavio Bogani, è la Lega Nord che oggi va pesantemente all'attacco sulla base dei dati 2016 della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale. Dal report, attacca il deputato Nicola Molteni, emerge che sono 1903 i finti migranti ospitati nelle 100 strutture di accoglienza comasche per un costo assurdo di oltre 23 milioni. Su 746 domande di asilo presentate nel 2016, 640 uomini e 106 donne, la commissione territoriale ne ha esaminate solamente 291 e di queste ne ha respinte 207, il 71%. Se a questo numero aggiungiamo 14 irreperibili, cioè il 5%, conclude Molteni, emerge chiaramente che abbiamo sul nostro territorio 76% di clandestini e solamente 27 veri profughi.